hanno cambiato nome, giocatori, maglie, sono stati avversari, nemici e rivali, ma amici mai, per chi si sfida come loro. 8 sfide, 76 gol e tante, tante emozioni per una partita che rappresenta la storia dei nostri tornei. Signore e signori, il classico, benvenuti tra Rayo Vallecano e All Blacks, la sfida che vale la storia dei nostri tornei. Ben 46 gol per gli All Blacks, 30 per il Chievo Veronica, 8 sfide, 4 vittorie degli All Blacks, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma oggi ce ne sono due grandi assenti, Vale da una parte e Mirafo dall'altra. Riccardo Valdarella, benvenuti al classico. 0-0. Di Salvo, Casubolo, tocco di Greco, ancora di Salvo, Casubolo, terza mette in mezzo, c'è Buscemi, ancora di Salvo, e Mercurio la toglie dall'incrocio e toglie la gioia del gol a Di Salvo. Buscemi, lotta Di Salvo con Viola, alla fine palla per Icone, Viola può calciare, Viola, riga il destro, il palo a dire di no, all'esordio con gol di Vittorio Viola. Lascialo parlare Gagliotto, che brutta risposta da Hazard. Occhio a Gagliotto, 2 contro 1, Gagliotto può far male, Gagliotto colonna alla prima vera parata della sua partita, dice di no e la toglie dall'incrocio. Per Ricone, calcia per Ricone e per poco non faceva male a colonna, brivido sulla schiena degli All Blacks, cioè, quindi si sono elevate 2 squadre. Gagliano, ok, per Mercurio che si fa anticipare da un Di Salvo che sbuca selvatico alle spalle di Viola, qui non si intendono i due, il difensore e il portiere, e Di Salvo sblocca il classico 1-0, neanche di potenza. Cipolla, va bene così, 25 minuti ad alto ritmo, All Blacks 1 Chievo Veronica 0, decide momentaneamente la rete di rapina di Alino Di Salvo. Casubolo, Candido, scudella per Buscemi, la chiusura di Graffanini. Casubolo, calcia Casubolo, Mercurio deve distendere, la palla termina a Candido, la chiusura di Greco, ancora sfonda e poi sistema tutto, fa pulizia e fa respirare tutti. Casubolo praticamente per Candido, può calciare Candido, Mercurio fa una gran parata e poi Casubolo, ancora Mercurio, altra grandissima parata, ma adesso il Blacks che salgono di ritmo e salgono di marcia. Ancora qualcosa da migliorare, vai Gagliotto, passa in mezzo a 2 ma non su Casubolo, anche lui una gran partita. Allora Di Salvo, tu per tu con Mercurio che stavolta viene bucato dal tiro di Di Salvo, raddoppio e doppietta personale per Alino Di Salvo. Buscemi, Casubolo, può calciare Casubolo, punta la porta, ancora per Di Salvo, mettimi tu per Casubolo e Mercurio si fa perdonare almeno un errore dei due commessi. Che è fine di giga. Casubolo sul calcio punizione, va col destro Casubolo, Mercurio fa un volo angelico mettendo in palo laterale, ma che parata ha fatto. Colonna è più bravo però di Mercurio, è più portiere, lui è più difensivo. 10 secondi, ancora Mercurio si addormenta, Casubolo non scarta il regalo, ancora un altro regalo della difesa del Chiavo. Casubolo qui era defilato ma poteva far meglio, ovviamente stanno 2-0 ma ci sono stati 2-2 negli 8 incontri totali, quindi interessante statistica questa. Gagliotto si accentra 1-2 volte, può calciare Gagliotto, colonna a dire di noi, a tenere ancora la sua porta inviolata sullo 0-2 di telecrona. Per Icone, Gagliotto può calciare Gagliotto, secondo palo del Chiavo, sfortunato adesso anche la squadra di Gagliotto con il suo capitano oggi Buscemi, Maiani, pressing di Pericone che dopo il pallone torto con colonna, Pericone colonna fa una parata sensazionale e la manda sulla traversa, terzo legno dei Rai dei Chiavo. Via Gagliotto, la porta avanti, Gagliotto non vince l'impallo con Buscemi, ancora Greco, Buscemi regala per Gagliotto, sono 2 contro 1, vince l'impallo con Gagliano, Graffagnini può calciare, Graffagnini stessa può passare, invece va in porta Graffagnini, è il quarto palo della loro partita, sfortunatissima adesso il Chiavo, stregata per il Chiavo. Gagliotto ci vuole riprovare di destro, supera 1,
Galiotto si accentra ancora, ma Boccia mi esce palla a piede per chiudere il resto di Salvo. A tu metto con Mercurio, un secondo diretto di Salvo, supera Mercurio, di Salvo! La gonfia per la terza volta, a trick per Alino di Salvo, 3-0, chiusa la partita. Tripletta di Alino. Ma non involontario, secondo Cipolla anche qui. Vabbè. In effetti ha ragione, 3 contro 1, ma Cipolla tronca sul nascere l'azione degli All Blacks e finisce qui, All Blacks 3, chiamo Veronica 0, chiamo Veronica, diciamo... Vengono puniti dal pochi tiri effettuati contro Porte Colonna, ma anche dai tanti lenni colpiti da Perricone e compagni. Gli All Blacks portano a casa la quinta vittoria nel classico Super Sport.